Sempre più parti del nostro corpo cominciano a essere sostituite, non solo grazie ai trapianti di cuore, di reni, di altre parti, di fegato, ma grazie alle protesi anche di gambe, braccia, pezzi di femore, ginocchia, eccetera. Da molto tempo si sta cercando di realizzare delle protesi collegate direttamente al sistema nervoso per far muovere un arto o anche una mano artificiale con il pensiero. Quando noi muoviamo le dita, non pensiamo a tutti i muscoli, i nervi che dobbiamo mettere in azione, lo facciamo distinto. La mano è guidata appunto dal pensiero. È possibile captare da qualche parte questa attività nervosa cerebrale e collegarla direttamente a una mano robot? Beh, nel servizio che vedremo tra poco, Marco Visalberghi e Barbara Bernardini si sono recati alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, un centro di eccellenza dove questa nuova sorprendente tecnologia ha cominciato a essere sperimentata su un essere umano. Vediamo i risultati. 2 anni or sono, Superquark ha avuto il privilegio di filmare presso il Sant'Anna di Pisa il momento chiave di una ricerca d'assoluta avanguardia. Costruire una mano robot comandata con la sola forza del pensiero. Un braccio completamente meccanico mosso solo dalla forza del pensiero, capace di prendere un bicchiere di plastica e stringerlo senza piegarlo. Ma ancora di più, capace di tenerlo in mano anche quando ci versiamo dietro da bere. Si è trattato di un traguardo emozionante, che ha regalato all'Italia un primato indiscusso. Ma è stato soprattutto il coronamento di un sogno, nato molto tempo fa nella mente di un stravagante inventore. L'idea è nata 25 anni fa, da un mio bisogno personale di fare dell'ingegneria che sia insieme invenzione, ricerca di nuove frontiere ma anche utilità per il genere umano. E ho cominciato ad essere attratto dalla straordinaria versatilità, dalla complessità della mano, che non è altro che in fondo un'estensione del cervello, è un modo con cui l'uomo percepisce, esplora l'ambiente, oltre che svolgere funzioni utili. Come spesso avviene nella ricerca, il punto di arrivo appena raggiunto diventa la base per una nuova impresa, verso un traguardo che punta ad eguagliare l'immaginazione fantascientifica di film come Guerre Stellari. Tra sviluppare un'idea e renderla operativa, c'è però di mezzo il male. O per meglio dire, nel nostro caso, ci sono di mezzo 3 ostacoli formidabili. Primo, è miniaturizzare la meccanica contenuta nel braccio per poterla ospitare all'interno della mano. Secondo, inserirvi anche tutti i circuiti elettronici che oggi sono ancora contenuti in questi computer. Terzo, trovare un sistema per estrarre dal cervello del paziente le onde cerebrali, evitando lo scomodo caschetto da elettroencefalogramma. Mentre vari laboratori specializzati in giro per l'Italia si affannano per risolvere i problemi di miniaturizzazione e il prototipo della smart hand, cioè la mano intelligente, prende forma, il grande ostacolo da superare resta il punto 3. Sì, perché a questo punto i ricercatori del Sant'Anna, in collaborazione con i clinici di Tor Vergata, hanno bisogno di un individuo a cui serve una mano robotica che sia disposto a offrirsi come cavia. In molti rispondono all'annuncio lanciato dal gruppo del professor Rossini, ma quasi tutti rinunciano al primo incontro. Noi andavamo a proporre ad una persona già colpito da un evento traumatico, perché doveva aver perso un braccio ed una mano, un esperimento in cui non aveva nulla da guadagnare. Gli andavamo a proporre di sostanzialmente regalarci 4 settimane della sua vita per lavorare con noi tante ore al giorno, tutti i giorni, incluso il sabato,
per uno studio che avrebbe dato importantissime conoscenze per l'avanzamento della scienza, forse qualche soluzione in più per risolvere in modo importante e quasi definitivo il suo problema, ma non nell'immediato. Poi Pierpaolo, un giovane italo-brasiliano, accetta di fare da cavia in nome del progresso. Penso che potrò aiutare altre persone essendo uno dei primi al mondo a stare facendo questo progetto. Sono sicuro che potrò aiutare molte persone che magari non hanno le due mani, magari non hanno i due bracci, e lì è veramente una situazione molto difficile. Questa prima fase di sperimentazione sull'uomo, infatti, ha lo scopo di verificare se i nervi ancora presenti nel moncherino possano sostituire il caschetto da elettroencefalogramma fin qui usato per azionare la mano. La speranza è che gli elettrodi, inseriti nei nervi recisi del braccio, permettano di registrare le onde cerebrali necessarie per azionare la protesi. Dopo i test preliminari e tutti gli accertamenti del caso, Pierpaolo viene portato in sala operatoria. L'intervento consiste nell'inserire due elettrodi nel nervo mediano e due in quello ulnare. Gli elettrodi usati sono più sottili di un capello. Sono studiati per aderire al nervo in modo da captare le onde cerebrali e costituire un ponte tra l'attività mentale di Pierpaolo e il mondo artificiale del computer, che dovrà decodificarle e trasformarle in comandi. Si tratta di una tecnica sperimentale, studiata per permettere punti di contatto affidabili per le 6 settimane dell'esperimento. Al termine verranno rimossi, in attesa che i bioingegneri sviluppino una nuova generazione di elettrodi per impianti permanenti. Finalmente giunge il momento tanto atteso. Il momento in cui Pierpaolo deve dar fondo a tutta la sua capacità di concentrazione per guidare i movimenti della mano con le onde della sua mente. Giorno dopo giorno, le sedute estenuanti si ripetono per settimane. Il computer analizza il flusso caotico dell'attività elettrica che arriva dal cervello. I programmi isolano i segnali significativi e, poco alla volta, il paziente impara a guidare l'interfaccia meccanica. Ubbidiente, la mano mette in pratica i desideri di Pierpaolo eseguendo i movimenti desiderati. Gli esami, ripetuti a distanze regolari, hanno messo in luce un sorprendente aumento dell'attività elettrica nelle zone cerebrali deputate al controllo della mano. Una parte della corteccia motoria è ancora in grado di modulare e generare attivazioni corticali utili per controllare sistemi artificiali. Quindi i neuroni sono lì, il sistema nervoso è lì, anche se fa altro è capace di tornare quasi immediatamente alla sua precedente attività. Intanto la miniaturizzazione e la messa a punto della Smart Hand procedono a tappe forzate. Noi di SuperQuark non aspettiamo altro che di poter tornare per un prossimo aggiornamento ed essere salutati con una vigorosa stretta di mano robotica.